Carissimi ragazzi, carissime ragazze, sentivo il bisogno di augurarvi un buon anno scolastico ed ecco allora che ho deciso di scrivervi. Con tanti non ci conosciamo, ma il fatto che avete scelto la scuola salesiana mi permette di sentirvi davvero miei familiari. Voglio iniziare dalla parola casa, dicendovi benvenuti a casa. Sì, amici miei, perché la scuola salesiana, la scuola di Don Bosco, vuole essere innanzitutto una casa, dove tutti si sentano accolti e dove il calore dello stile di famiglia possa aiutare a vivere lo studio come piacere per crescere culturalmente e dove le relazioni umane abilitino a fare dell'ordinario quotidiano qualcosa di straordinario. Allora, benvenuti a casa. Certamente i vostri cuori sono un susseguirsi di emozioni e sentimenti, gioia, timore, paura, slancio, attese, desideri. State tranquilli, è più che normale. È il vostro primo giorno di scuola e siete passati dalla scuola elementare o media alla scuola media o superiore. Davanti a voi si apre un cammino di 3, 5 o 8 anni e ogni anno sarà bellissimo, entusiasmante, sorprendente, nella misura in cui lo vorrete, nella misura in cui riuscirete a vivere un autentico atteggiamento formativo. Ricordate, i primi responsabili della propria formazione siete voi e solo voi potete rendere questo cammino avvincente e bello, nella misura in cui lo vorrete. Per Don Bosco, per i salesiani di oggi e per tutto il corpo docenti, siete la parte più importante della nostra scuola. Siete voi e solo voi la buona scuola, perché siete bellezza presente che alimenta la speranza di un futuro migliore. Arrivate da Don Bosco nella preadolescenza o all'inizio dell'adolescenza, età bellissima, ma non sempre facile. Ne uscirete più grandi o maggiorenni, viveteli bene questi anni, coltivate vere amicizie, gareggiando nel volervi bene e non nei voti più alti. Vivete lo studio con passione, con la gioia e l'emozione di scoprire cose nuove. Lasciatevi meravigliare dalla conoscenza delle varie discipline che vi si presentano e fate della vostra classe un laboratorio di umanità aperto a tutti. Non siete e non sarete mai soli nella scuola di Don Bosco. Accanto a voi ci saranno delle persone straordinarie che credono in ciascuno di voi e che vogliono solo aiutarvi a esprimere al massimo la bellezza che siete, il grande valore che ciascuno di voi rappresenta. Sono i vostri docenti. Saranno le vostre guide, i vostri familiari, che mettendosi accanto a voi vi accompagneranno in questo meraviglioso cammino. Fidatevi di loro. Aprite il vostro cuore a loro e quando anche vi dovessero rimproverare o mettere un brutto voto, sappiate che lo faranno solo per voi, perché vi amano e vogliono aiutarvi a crescere. Sappiate coltivare il dialogo tra voi ragazzi e con i vostri docenti. Accogliete le proposte che la scuola salesiana vi proporrà e approfittate per guardarvi dentro. Voi non siete solo corpo o intelligenza, siete soprattutto cuore, anima. Curatela, ascoltatela, lasciatevi accompagnare anche nella scoperta e nell'approfondimento della fede cristiana. Vi sarà presentato Gesù nella nostra scuola, il Figlio di Dio, che ci rivela il volto del Padre
e ci dona lo Spirito. Accanto a voi troverete diversi figli di Don Bosco, i Salesiani, che insieme ai vostri docenti vi aiuteranno a conoscerlo. La fede è un dono meraviglioso che va accolto e alimentato. Mettetevi in ascolto e dopo aver approfondito e dialogate, fate le vostre libere scelte. Insomma, cari amici, sarà davvero un bel viaggio alla scoperta di valori che ci appartengono, che ci fanno comprendere quanto sia bello vivere coniugando più il verbo essere che avere. Prima di concludere, vorrei dirvi un'ultima cosa. Quest'anno ho voluto indire in tutta la nostra ispettoria, che comprende Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Albania, Kosovo e Zurigo, un anno speciale della santità giovanile. Girando tutte le nostre case ho incontrato tanti giovani santi, quelli della porta accanto. Sono tanti i ragazzi e i giovani come voi che hanno il coraggio di vivere una vita da santi, impegnandosi con semplicità e autenticità a vivere quei valori alti di vita cristiana sull'esempio di Domenico Savio, Carlo Acutis, Domenico Lo Russo, Matteo Farina, Chiara Badano, Laura Vicugna e tanti altri. Cari amici miei, la santità ci appartiene ed è possibile viverla nel nostro quotidiano. Non toglie nulla a nessuno, ma al contrario, ci fa vivere in pienezza il nostro essere ragazzi, giovani, adulti. Ecco perché il tema scelto dal Movimento Giovanile Salesiano Nazionale è «Puoi essere santo lì dove sei». Fatevi aiutare dalle vostre guide e se volete saperne di più, chiedete ai vostri salesiani e docenti che vivono accanto a voi. Tante saranno le proposte che lungo il corso dell'anno vi farò, a livello regionale e ispettoriale. Approfittatene, non limitatevi solo alla movida del venerdì sera e del sabato nei vostri luoghi. Allargate gli orizzonti e fate nuove esperienze pensate per voi, per la vostra crescita. Vi aspetto, siate coraggiosi, andate controcorrente, siate santi. Buon viaggio, con amicizia e gratitudine per quello che siete, vostro Donato.